spartire i suoi. Cerca nel finale l'Avellino di alzare un po' il ritmo. Ciancio verticale verso Fella con Mestiere. Questa circostanza Giosa e poi l'errore di Maldonado. Santaniello l'uno contro uno, ancora Santaniello, calcio di rigore e cartellino giallo per Martinez. Calcio di rigore per l'Avellino, ingenuità clamorosa di Luis Maldonado, lesto, furbo Santaniello a intercettare la palla, eludere l'uscita di Martinez. Tocco ripensa ancora l'ingenuità Maldonado, potrebbe essere pesantissima. D'Angelo contro Martinez, tutto pronto, arriva il fischio, la rincorsa di D'Angelo, la conclusione, la rete, il gol di D'Angelo, la riapre l'Avellino, Catania 2 Avellino 1. E adesso ci dobbiamo attendere un secondo tempo davvero entusiasmante. Come dicevamo, gli episodi fanno sempre la differenza del mondo in questa categoria. La deviazione dopo due minuti aveva favorito il Catania, qui l'errore clamoroso individuale di Maldonado da un'occasione d'oro all'Avellino. Anche Braglia sembra essere infrancato.